buon pomeriggio a voi, grazie Non so dell'invito. se, grazie a lei. Non so se lei ha sentito qualcosa, si è collegato qualche minuto fa, quindi ha sentito magari l'ultima parte dell'intervento di Augusto Kosulic. Ecco, comunque Sì. sostanzialmente noi abbiamo cercato in qualche modo in questi primi 20 minuti di inquadrare quello che è lo scenario attuale, quali sono, diciamo, le criticità, qual è lo stato dell'arte, quello che potrebbero essere le prospettive. Ecco, come armatori, Presidente, cosa si sente di dire diciamo, riguardo a questo titolo che abbiamo voluto dare oggi a questa nostra puntata speciale di Transport, in ottica ovviamente armatore, quindi per quanto riguarda la vostra associazione? Certo, allora, beh, condivido molti dei concetti espressi in precedenza. Io forse ho una visione un pochettino meno ottimistica, ovvero comunque una crisi come quella del Mar Rosso ha un rischio impatto molto alto, un rischio impatto molto alto, come è stato detto, sulla parte noli, sulla parte prezzi, quando anche una congiuntura non particolarmente favorevole diciamo gioca un ruolo di freno, ma è chiaro che un mare non sicuro è un mare che diventa più costoso per costi diretti, quali più alti costi di assicurazione, una navigazione più lunga, quindi più giorni per la consegna delle merci. Sono d'accordo, non rimarremo con gli scaffali vuoti, ma è anche vero che un quasi aumento del 50% dei giorni di navigazione dall'Oriente al Mediterraneo ha un impatto da un punto di vista proprio di costi diretti sulle merci trasportate. C'è il tema fondamentale della sicurezza degli equipaggi, c'è un ruolo molto importante che fin da subito la Marina Militare ha giocato positivamente per garantire comunque una continuità dei passaggi, e anzi, questo è un elemento per i quali continuiamo a ringraziare gli sforzi fatti, però altrettanto esprimiamo comunque preoccupazione perché questa crisi rischia di tagliare fuori da traffici importanti il Mediterraneo e quindi l'Italia e quindi le imprese italiane e quindi in primis le imprese armatoriali italiane. Cioè, diciamo che è un punto di stress messo sulla catena del valore del nostro sistema paese che ha al centro lo shipping, che ricordiamo attraverso Suez passa di fatto la metà delle nostre importazioni ed esportazioni, che non può che vederci preoccupati e non può che farci auspicare in una soluzione che sia il più rapida possibile. Presidente, la interrompo, scusi, forse lei ha concluso, fortunatamente così non l'ho interrotta, ma il tema della circumnavigazione del Capo di Buona Speranza e quindi dell'Africa, in un'intervista di qualche giorno fa fatta a Emanuela Grimaldi, gli si chiedeva se c'è il rischio di una marginalizzazione del Mediterraneo. Non so se lei ancora è ancora in linea, se ci sente. In parte lei ha già risposto. Sì, Ecco, certo. come la vede effettivamente questo rischio? Perché Grimaldi era positivo, io forse non tanto, ma questo quello che penso io conta pochissimo. Volevo sapere cosa ne pensava lei. Ma ci sono molti punti diciamo, molti modi di vedere questo tipo di rischio. I punti espressi dal dottor Grimaldi sono chiaramente punti molto validi e che rappresentano un tipo di scenario che questa crisi può aprire. Ce ne sono altri che sono meno rasserenanti. È chiaro che comunque parliamo di uno stress al sistema. Poi il sistema mediterraneo, il sistema Italia, il sistema dello shipping italiano, credo abbia gli strumenti per resistere a queste forze, a questi momenti di stress, è chiaro che degli impatti comunque ci saranno. Credo che saranno superati. Anch'io sono allineato in una, diciamo così, in una visione di un sistema forte e resiliente, però è chiaro che già nel momento in cui parliamo di
resilienza, parliamo di un sistema messo sotto stress.